Anche io aderisco alla campagna, io leggo a casa che il romanzisarcio è responsabile. Ho deciso di leggere una commovente lettera di addio di un nonno ricoverato prima di volare in cielo, perché credo che i nonni sono parte fondamentale e parte integrante della nostra vita. Da questo letto senza cure scelgo di scrivervi, cari miei figli e nipoti, l'ho consegnata di nascosto a Sor Chiara, nella speranza che dopo la mia morte possiate leggerla. Comprendo di non avere più tanti giorni dal mio respiro, sento che mi resta solo questa esile mano a stringere una penna ricevuta per grazia da una giovane donna che alla tua età, Elisa, mia cara, è l'unica persona che in questo ospizio mi ha regalato qualche sorriso, ma da quando porta anche lei la mascherina, riesco solo ad intravedere un po' di luce dai suoi occhi, uno sguardo diverso da quello degli altri assistenti che neanche ti salutano. Non volevo dirvelo per non recarvi dispiacere su dispiacere, sapendo quanto avrete sofferto nel lasciarmi qui dentro, in questa bella prigione. Sì, così l'ho pensata, ricordando un testo scritto da quel prete romagnolo Don Lorenzo Bensi che parlava di questi posti come di prigioni dorate, in cui sembra che non manchi niente, ma non è così. Manca la cosa più importante, la vostra carezza, il sentirmi chiedere come stai, nonno, gli abbracci e i tanti baci, le urla della mamma che fate dannare, e poi quel mio finto dolore per spostare l'attenzione e far dimenticare tutto. In questi mesi mi è mancato l'odore della mia casa, il vostro profumo, i sorrisi. Raccontarvi le mie storie e persino le tante discussioni. Non è stata vostra madre a portarmi qui, ma sono stato io a convincere i miei figli, i vostri genitori, per non dar fastidio a nessuno. Nella mia vita non ho mai voluto essere di peso a nessuno. Forse è stato anche per orgoglio, e quando ho visto di non essere più autonomo, non potevo lasciarvi questo brutto ricordo di me, di un uomo del tutto inerme, incapace di svolgere qualsiasi funzione. Certo, non potevo mai immaginare di finire in un luogo del genere, apparentemente tutto pulito in ordine. Ci sono anche persone adeguate, ma poi di fatto noi siamo solo numeri. Persone fredde, distaccate, talora ostili. In questi mesi mi sono chiesto più volte: ma quelli perché hanno scelto questo lavoro se poi sono sempre nervosi, sgorbutici e cattivi? Se potessi tornare indietro, supplicherei mia figlia di farmi restare con voi fino all'ultimo respiro, almeno il dolore delle vostre lacrime, unite alle mie, avrebbe avuto più senso di quello di un povero vecchio qui dentro, anonimo, isolato e trattato come un oggetto arrugginito e quindi anche pericoloso. Questo coronavirus ci porterà al patibolo, ma io già mi ci sentivo, dalle grida e modi sgarbati che ormai dovrò sopportare ancora per poco. L'altro giorno l'infermiera mi ha già preannunciato che se peggiorerà, peggiorerò, forse mi intuberanno, forse no. La mia dignità di uomo, di persona per bene e sempre gentile ed educata, è stata già uccisa. Sai, Michelina, la barba me la tagliavano solo quando sapevano che stavate arrivando, e così il cambio. Ma non fate nulla, vi prego, non cerco la giustizia terrena. Spesso anche questa è stata così deludente e infelice. Fate sapere però ai miei nipoti e ai tanti miei figli che prima del coronavirus c'è un'altra cosa ancora più grave che uccide l'assenza del più minimo rispetto per l'altro, l'incoscienza più totale. E noi, i vecchi, chiamati con un numeretto, quando non ci saremo più, continueremo dal lassù a bussare dal cielo a quelle coscienze che ci hanno veramente offeso, affinché si risveglino, cambino rotta, prima che venga fatto a loro ciò che è stato fatto a noi, vostro nonno. Vostro nonno.